Bentornati a una nuova puntata di Biblio Boom. Biblio Boom, boom sul serio, perché parliamo ancora di libri e di libri in villa. E oggi siamo contenti. Oggi sì. Oggi ennesimo appuntamento con Libri in Villa. Oramai ho perso il conto. Non chiedermi a quanto siamo arrivati. Sono troppi. Libri in Villa, una rassegna dove parliamo di libri, interviste con autori, alla biblioteca di Sesto San Giovanni, in Villa Milius. Oggi, appunto, come dicevamo all'inizio, ennesima intervista, e l'intervista oggi sarà a Marco Erba. Parleremo del suo ultimo libro, Il male che hai dentro, un libro che parla di giovani. A te la parola, Francesco. Faccio fare a te l'introduzione. No, nel senso che si tratta di un romanzo veramente duro, tagliente, racconta di violenza, racconta di controllo possessivo riservato a questa protagonista che si chiama Eli, storie, conversazioni che subisce questo ragazzo Christian e poi il pregiudizio omofobo di cui è vittima Mike, un altro protagonista della storia. Ma questa storia racconta anche la possibilità di salvarsi e ripartire, di inventarsi un futuro diverso e tracciare i sentieri nuovi sempre. Perciò in questo libro si racconta che tutti ce la possono fare. Assolutamente, cioè alla fine ci riserva un segnale di speranza, assolutamente. Quindi Francesco, cosa ci rimane? E quindi Paola Malcangio, che intervista Marco Erba, a voi la linea. Grazie ragazzi per la linea, siamo qui oggi con Marco Erba, che è venuto a Sesto a presentare il suo ultimo romanzo, Il male che hai dentro. Questo romanzo è un romanzo che ha due protagonisti, che sono Eli e Christian, ma è anche un romanzo corale, si parla di un'intera comunità e sono tanti i temi che emergono. Abbiamo anche una vena di giallo, perché c'è anche una vittima, un'indagine. Per evitare di dire troppo, chiedo a te di riassumere in poche parole la storia del male che hai dentro. Sì, intanto grazie per questa opportunità. Eli è una ragazza di seconda superiore, come Christian. Eli è una ragazza apparentemente estremamente sicura di sé, è una di quelle che ha tanti follower, è una di quelle che frequenta le compagnie giuste, è una di quelle che parla molto e dice tanto, ma fatica a dire davvero chi è. Di fatto vive con una maschera in faccia, per paura del giudizio degli altri e per paura della sua stessa fragilità. Christian era un suo amico d'infanzia, ora è un compagno di classe, ed è invece una persona che non parla, parla pochissimo perché di fronte agli altri si blocca, ma esprime la sua energia nel ciclismo, sport nel quale è fortissimo. Il male che hai dentro è la storia di due vecchi amici che si ritrovano grazie a un personaggio chiave che è Mike, l'allenatore di ciclismo di Christian, e che è anche il personaggio che a un certo punto nel romanzo sparisce e apre uno squarcio sul passato, dove questi ragazzi scoprono che anche gli adulti più significativi che hanno intorno nascondono dei segreti non sempre trasparenti. Il tema fondamentale del romanzo è che tutti noi abbiamo dentro una parte di male, ma abbiamo dentro anche tanta luce, e che nel momento in cui ci togliamo le maschere e ci apriamo alla relazione vera con gli altri, le nostre ferite, il nostro male possono diventare un dono e possono guarire davvero. Si tratta un pochino di attraversare il dolore per trovare alla fine del tunnel delle relazioni più autentiche e per essere se stessi. Come abbiamo detto, i temi che hai toccato sono davvero tanti, dal rapporto tra i giovani e i social, questa identità virtuale che si creano tante volte molto molto distaccata dal loro essere, al tema del bullismo, al tema dell'omofobia, al tema anche di una certa politica, perché tra i protagonisti abbiamo anche un sindaco particolarmente autoritario, abbiamo il tema dello sport che è salvifico,
e abbiamo il tema dell'affido. Io, se fossi una professoressa di lettere, adotterei il libro e vivrei di rendita un anno, non solo perché dal punto di vista narrativo lo utilizzerei per la mia didattica, ma proprio per tutti questi temi che potrei esplodere piano piano e davvero fare molte lezioni di educazione civica. Se tu dovessi scegliere tra questi temi, quali ti sono più cari? Sono tutti temi in cui ho messo il cuore. Se devo citarne uno, proprio uno, se devo fare questo sforzo a livello personale, citerei sicuramente l'affido, che è un tema un po' emblema anche di tutti gli altri. Io ho un figlio affidatario che è arrivato nella mia famiglia quando aveva 4 anni e mezzo e che adesso ne ha 18, e lui è la persona che ha tirato fuori nella mia vita il peggio di me, parti oscure di me che credevo di non avere, ma anche le parti più luminose, le parti più belle di me, e le parti dove veramente sono stato in grado di donare qualcosa di bello e lasciare qualcosa di bello. E l'affido ti fa sperimentare che le relazioni autentiche sono dono, sono gratuità, sono amore che è senza vincoli. In questo caso, nel mio rapporto con Francesco, di paternità e di figliolanza, i vincoli non sono neanche biologici. E questo tema che ho voluto inserire, perché appunto Christian nel romanzo è un ragazzo in affido, il protagonista è un ragazzo in affido, è un po' la chiave di lettura per capire tutto il libro. Non contano tanto i legami di sangue, non contano i legami che ci sono sempre stati, contano i legami che si scelgono, l'amore che si dona e che si riceve gratuitamente, che davvero può guarire ogni ferita. Torniamo un attimo sul titolo, anche se hai spiegato che cosa nasconde, ma dal punto di vista editoriale è un titolo molto crudo. Il lettore che va in libreria e vede questo titolo può pensare che sia una storia senza speranza. E come l'avete scelto? Cioè, siete stati consapevoli di fare questa scelta molto forte? C'è stata una lunga discussione. Il titolo che immaginavamo all'inizio era, e a cui io avevo pensato, era Il mondo dentro, perché comunque Christian ed Eli, i protagonisti, ma non solo, anche Mike, l'allenatore, e anche tanti altri personaggi, il sindaco stesso, così arrogante, così spavaldo, ma in realtà anche lui una persona bisognosa di amore, desiderosa di dare amore, come tutti gli esseri umani, tutti i personaggi hanno un mondo dentro molto più grande di quello che il ruolo in cui un po' si rinchiudono da sé fa capire. Il mondo dentro però era un titolo obiettivamente un po' banale, un po' scontato, no? E quindi la mia editor Stefania, che è una persona molto tagliente, ma anche molto diretta, ma anche molto piena di speranza, incoraggiante, mi ha proposto questa scelta, mi ha proposto chiamiamolo Il male che hai dentro. Io ero un po' dubbioso, perché mettere la parola male nel titolo di un libro è vero, è una scelta forte, però penso che sia una scelta in cui chiunque si può rispecchiare, perché il male è un'esperienza che nella vita si attraversa. Certo, poi appunto non deve avere l'ultima parola. Io credo che il finale del romanzo si apra molto al futuro e mostri davvero che ogni mio limite, ogni mia caduta può essere una rampa di lancio per ripartire, no? Come raccontano anche molti personaggi che vengono citati, e come racconta anche lo sport del ciclismo, no? Il ciclismo è così. Io, quando avevo l'età di Christian, correvo in bici, il mio allenatore mi diceva: devi scattare nel momento in cui fai più fatica, perché quello forse è il momento in cui anche gli altri fanno più fatica. La gara la vinci scattando in salita, dando tutto nel momento di maggior dolore e di maggior sofferenza. Nel libro si cita anche Marco Pantani, l'indimenticabile campione di ciclismo. Lui nelle interviste diceva sempre: io in salita vado così forte perché soffro a tal punto che accelero ancora di più per finire il prima possibile quella sofferenza, e quella sofferenza l'ha reso un campione immortale. Penso sia una bella metafora per ciascuno di noi. Allora, grazie Marco. Ricordo a tutti che il libro Il male che hai dentro è disponibile in tutte le biblioteche di Sesto San Giovanni.